Sono stati tanti ad Urbino gli appuntamenti per celebrare la festa dell'Epifania. Come da tradizione, dal pomeriggio alle 15 c'è stato anche il concorso Vinca il più dolce nella sezione adulti e bambini a cura della Contrada del Duomo, oltre alla premiazione dell'albero di Natale più bello tra quelli allestiti nel cortile del Collegio Raffaello. Vinca il più dolce, sempre più dolce e sempre più partecipato. La settima edizione di Vinca il più dolce per adulti e la quinta di Vinca il più dolce junior. C'è stata una disfida, direi, sentitissima tra i 10 bambini delle contrade di Urbino. Si sono impegnati, hanno fatto dei biscotti, ma bellissimi, veramente, sono stati bravissimi a casa, si erano preparati benissimo. Per non parlare dei grandi che hanno fatto delle torte eccezionali. E ha vinto la contrada di Mazzaferro, complimenti a loro, hanno fatto una torta veramente, devo dire, bella e buona. Bellissima, ha fatto la sua figura, è piaciuto e siamo qua, e abbiamo vinto, siamo felicissimi. È stato divertentissimo, è la prima volta, sono felicissima e al prossimo anno. Le contrade si continuano a sfidare in tutto l'anno. Ci sono un sacco di occasioni e la prossima, il 19 gennaio, faremo la gara di tiro della sfoglia, un uomo per contrada, si sfiderà con il mattarello e quindi tireremo la sfoglia, tagliamo le tagliatelle e ce le mangiamo. Chi volesse venire, domenica 19 c'è anche questa gara, l'ennesima fra le contrade di Urbino. Viva le contrade sempre, sono l'anima della nostra città e così riempono veramente gli eventi che già ci sono nella nostra città, riempiono di colore, di allegria e ne creano anche di nuovi.